posso dire che comunque lui si contrapponeva. Bravo, quindi c'aveva queste. Appunto, stava. Era bipolare, era un poraccio questo. Quindi Alessandro Manzoni era un bipolare poraccio? Ma assolutamente no, ma chi ve ne dice queste cose? Ma come no? Allora non ho capito la mazza. Per qualcuno di voi il percorso è addirittura in discesa. E meno male, a me piacciono le discese, soprattutto le città. È una passeggiata, Paolo. Quando sarebbe buono, già ci sono. Per altri è in salita. Perché parliamo di una volta, quando scende di mano a gli scivoli scambi, praticamente un ascensore. Che palle, ah! Sogno, non va lei. Sognare, non va lei. Sogniamo, va lei. Ma da quando? Da quando hanno inventato la coniugazione dei verbi con i vari tempi. Poi se tu non c'avo, met che bu. Per coniugare verbo volere al passato remoto. Il passato remoto io non ce l'ho presente, sinceramente. Hai capito? Il passato remoto non ce l'ho presente. Come ce lo faccio ad avere presente se è passato? Hai capito la battuta? Ya, però faceva ridere, ma non ridete mai, che cacchio. Io volessi, tu voglia, egli voglia. Noi volessimo. Allora, io volessi, tu volebbi, egli volebbe. Noi volebbessimo. Voi volebbeste, essi volebbessero. Ma no, faccio paura, sono mostro. E puoi dirlo forte, fai paura per le cagate che dici, ti prendo in due. No dai prof, per favore. Sto al congiuntivo. Almeno sei congiuntivo. Sto al congiuntivo. Sei congiuntivo e dici sto congiuntivo. Allora il congiuntivo è che io volessi, con due L. Sì vabbè, domani. Siamo italiani, non riusciamo nemmeno a coniugare il passato remoto. Come si fa? Ma a me che me frega del passato, ma siamo nel presente e viviamo il presente. Che me ne fotta a me del passato e del futuro, sti cazzi. Povera Italia, anzi povera. Povero pianeta. E perché? Perché esiste gente come a te. Ma io sono perfetta. A caca. Non si conclude in armonia. Per me l'acqua frizzante è tutto. Guardo quella bottiglia sulla cattedra e inizio a frizzare io al posto dell'acqua. Sono tutto un friccichio. Buongiorno. Buongiorno, signor Rubi. Ma con me non sanno distinguere buongiorno da buonasera, ma ce l'ho tanto. È che io mi confondo, cioè non capisco. Allora, quando c'è il sole ed è mattina, si dice buongiorno. Ok. Quando invece arriva la sera ed è buio, si dice buonasera. E nel mentre, cioè tra giorno e notte, che si dice? Lì si può dire buon pomeriggio. Ah, ok. Quindi, se sono le 11:35, cosa dici? Buonasera. Vabbè, non ha capito un cazzo. Mi parli di Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi, lui non poteva scappare perché appunto il padre aveva... Cioè, ma solo io quando andavo all'interrogazione dovevo dire vita, morte e miracoli. Nel senso, prima di parlare di Giacomo Leopardi si diceva dove è nato, quando è morto, la famiglia, la sua adolescenza. Che scherzi iniziano a parlare, Giacomo Leopardi non poteva uscire di casa perché il padre... Chi è Giacomo Leopardi? Quando è nato Giacomo Leopardi? Quando è morto? Perché è importante saperlo prima di parlare di Giacomo Leopardi. Se non dici queste cose non puoi andare avanti. Perché abbiamo necessità del nostro scheletro? Abbiamo necessità del nostro scheletro perché senza non ci potremo muovere. Prima di tutto. Sì. Noi dobbiamo vincere una forza sul nostro pianeta. Quale forza dobbiamo vincere? Quella della scogliosi. Sto morendo! Io adesso ce l'avevo lavato qua a terra, ma puoi sputare a terra? Ma tu non stai buono! Mamma, è acqua! Si asciuga! Ma mi stavo affogando, se no sputavo morivo! Non mi interessa, non ti permettere mai più! Ma avere una madre normale, dico io, e chiedere tanto? Cosa hai detto? Niente, non ho detto niente, ho detto dove sta la pezza per pulire a terra, la vado a prendere subito! Fossi in lei non dormirei proprio sonni tranquilli. Grazie. E perché non dovrei? Tu cesso sapere che nasconde 5 euro sotto il cuscino e se li vuole venire a rubare mi sta avvertendo. Stu Mariuolo. Ma perché a giocare sempre? No, non è giusto. Altro che recito d'inglese, qua ci vuole un po' di allegria. Buonasera, benvenuti, sono Maria e oggi parleremo di una storia, di un insegnamento interrotto. Allora, questo è un plagio, io sono la vera Maria De Filippi e chiudo la busta. Grazie, alla prossima puntata, arrivederci, buona serata. Allora, a parte che io non ho questi capelli e poi non muovo la bocca in questo modo, stronzo. Ti do un consiglio, cresci. No, aspetta, ti sto parlando. No, non vuoi di parlare con te. Va bene, mi fai incazzare. Secondo te ero lì tranquilla e mi fai cadere? Ma perché mi hai dovuto far cadere? Ti ma fa ridere? Scherzassi?
No, non fa ridere, allora mi ha fatto ridere tirarti uno schiaffo. Ma perché parlano con questo intercalare? Muoio! Ti do un consiglio, cresci. Non voglio crescere. No, aspetta, ti sto parlando. Non voglio parlare con te. Ma secondo te era così tranquilla e mi ha fatto cadere a caso? Ma perché mi dovevi far cadere? Ti fa ridere. Sì, è divertente. E non ci niente da ridere. Che c'è di male? Allora per me è divertente darti uno schiaffo. La prossima volta ci ripensi. Okay. Perché non cerchi un confronto? Perché non mi interessa. No, ti devi interessare. No. Io ora non ho voglia di parlare. La prossima volta ci ripensi. Ok. Perché non cerchi un confronto? Perché non mi interessa. No, ti deve interessare. Perché io adesso non ho voglia di parlare. Quindi te e basta. Facciamo tutto un bel saltellino. E su, un saltello. E su, altro un saltellino. Su, su, su. Ma sta buono che sta a posto. Cioè, ma stamattina che boh. Boh. Presta, mi manca qualcosa nella testa. Non è normale. Faccio saluto tutto questo percorso. Vuoi vedere dove arrivo? Che piacere. Sta bene. Se riuscivo a correre vorrei vedere se lui. No, poi devo pure saltare l'ostacolo. Non voglio. Non ce la faccio. Cioè io odio lo sport. Non ce la faccio. Mi viene da vomitare. È normale. Il massimo che faccio è andare dal letto a cagare. Dai. Non mi dire che ce la faccio. Suo. Ehi, socchiat ma ce la faccio a zumba, Oddio, socchiat ma ce la faccio, O me panz, o me sostanza. Bravo. Ci apre campione, ma che l'ha vista? Questa è la mia asta, non so se la vedete. Adesso ci provo anch'io a saltare. Aspettate. Adesso piano in corso. Uno, due. Ossa, membone. Aspetta, ci riprovo. Giri, giri, giri. Dai, Gisella, ci riprovo! Mannaccia miseria, raga! Vai! Oh, signore! Non ho capito che ci salta! No, aspettate, c'è già fatto! Fatemi sistemare! Faccio riprovare da voi, ne esiste! Guardate, mo ce la faccio! Uno, due! Ya, ma che cazzo, ma sono proprio legato! Dico, parte! Forza stentata! Ma non ce la faccio, è troppo alto! No, ce la deve fare. Non è che ce la può fare, ce la deve fare. Ma devo provare giusto a saltare questa sbarra altissima. La vedi? No, sfizio. Basta, non ce la faccio. Ci ho provato, però fatemi sta questa. Non ce la faccio. I cani possono essere omosessuali? Il cane del vicino mi guarda male. Ti guarda male perché forse paro frate Roca. Altro, sì. No, sì, già ho sbagliato piede. Non importa. Io sono patetica. Quindi io che ballo sono patetica ballando. Ovvero però si è negato proprio. Cioè come si fa? Giù e su e nello stesso tempo devo andare a destra e poi a sinistra. Giù e su e destra e sinistra. No, basta, ci rinuncio. Il giro del tacco, il giro, il giro, il giro, il giro. Il giro. I capelli. Col... E becco di sta sfilata, ti guarda qua, va. Non hai mai visto una modella così bella in vita tua? Guarda qua. Che patatone. Ciao loser. No, ma mi può mettere anche un due, non mi interessa. È la mia idea, non la cambio. Signorina, lei sa chi è Mao Zedong? Mi metto un due, bene. Mao Zedong? Basta. No, basta, lo dico io. Ha capito? No, basta, lo dico io. No, lo dico io. No, io. No, io. 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 Basta, vai fuori. No, vai tu. Tu, subito. No, tu. Ti prendi in due. No, te lo prendi tu. Ma io sono il professore. E sti cazzi, mi faccio un registro anch'io e ti metto due. Ma che cazzo? Non si permetta. Io mi permetto e come, hai capito? Allora, cosa ho scritto? È quello il punto. Lei ha scritto una cosa che non c'entra. Lo capisce adesso o no? Ma non ci rompere palle, eh? So che a niente se non fosse capita e non sto ridendo. Quindi sono costretta a stare zitta, poi mi innervosisco. Anche perché non c'è solo questo, ci sono altre mille robe dietro. Ma perché sono costretta a stare zitta? Perché se non mi innervosisco, anche perché non c'è solo questa cosa. Hai capito? A caccia capinaggio, capito un cazzo. E ho preso una decisione molto difficile. È stata forse la decisione più difficile. Adesso sono ancora più in ansia. Grazie mille, alla prossima.
Ma perché ci fanno stare con l'ansia? Strunzo! E finisce qui quest'altra parodia sul collegio. Noi ci vediamo la prossima settimana con l'ultima puntata e gli esami del collegio. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi perché siamo quasi a 1 milione. Manca pochissimo. Mio Dio, non ci credo! Vi amo con tutto il cuore. E ciao!